siete malinconici perché oggi oggi è brutto tempo a Roma, pensa agli altri posti come staranno, ma io ho un rimedio, ho la boraggine. Voi direte, che serve la boraggine? La boraggine serve proprio per questo, perché nel Medioevo si facevano dei decotti, soprattutto le donne, per la depressione, per la malinconia. E io oggi ho un rimedio, mai più pasticche antidepressivi, la boraggine. Comunque è veramente interessante. Vitamina C, potassio, stiamo andando incontro al tempo così, un po' bruttino, non ve lo faccio vedere, grigio. Sciopero dei mezzi, di tutto c'è a Roma, ma noi risolviamo con la boraggine. Ok, allora, boraggine, fagioli freschi, guardate, borlotti freschi, patate, zucca gialla, ma zucca gialla dà paura questa, perché è musica. Zucca gialla perché è mantovana, buonissima, fantastica. Poi, carote, guardate qua, carote già pulite, ma guarda che sono belle, no, qua roba già grattata, ce la puliamo da soli. Porro, aglio e rosmarino. E adesso iniziamo subito. Ah, questa, vuoi sapere questa che cos'è? Pasta spezzata. Era una pasta che non andava via da casa mia. L'ho spezzata e me la mettiamo dentro la minestra. Basta, non saremo più. Allora, quindi andiamo qui velocemente. Olio, oh, noi lo sappiamo, l'olio come deve essere? Buono. Guardate qua che robetta, mamma mia, guardate il colore, vai, guarda che spettacolo, l'olio nuovo, abbiamo l'olio nuovo. Allora quindi, aglio, qui, metto qua dentro, intero, così, e poi andiamo di continuo, aglio, metto, patata, porro, taglio tutto, quindi, il porro lo metto dopo, io metto la patata, così la rosoliamo e gli diamo subito una bella scottata. Per primo, patate. Oh, la patata oggi l'ho comprata di Avezzano, stupenda, buonissima. E anche qui le patate, scegliamole. Se, patate di tutti i gusti, ma è possibile. Per tutti gli usi, anzi. Usiamo le patate a seconda di quello che servono, le usiamo. Allora, qui ho una patata gialla. Allora, un'altra cosa che vi devo dire, adesso metto olio qua, vedete? Faccio un bel rosolare la patata sul fondo, metto anche la zucca mantovana. Ah, un ringraziamento speciale a Massimo, Cristina, Stefano del Banco di Campodefiori, grazie di tutte queste verdurine buonissime che mi date. Eccoci qua, poi guardate zucca mantovana, guardate che bella, meravigliosa. Ah, che spettacolo, poi rosmarino, mamma mia, così, un altro goccetto d'olio ci vuole, vado pure a ritmo, beh, perfetto, poi, adesso, mamma mia che spettacolo, aggiungo acqua, così, sta bollendo e metto i fagioli quelli là freschi. Allora mi raccomando, se voi non avete questi fagioli, metto anche le carote, eccole qui. Se non avete questi fagioli, anche alla fine mettete quelli precotti, non c'è problema. Adesso, io della boraggine, come tutto il resto, usiamo soltanto le foglie. Le sfibriamo in questa maniera, vedete? Così. Quindi prendete la costa da qui, prendete, tirate e levate questo filamento. Questa, la boraggine si mangia cotta, si fa cotta, solamente cotta, cruda è impossibile, come mangiare ortica, la stessa cosa. Quindi vado così, taglio e metto dentro, ecco così, mamma mia che colori. E adesso, mi sono dimenticato e voi non mi avete detto niente, il porro, andiamo, eccoci qua, vai. È la stessa cosa, dai. Certo, non è stato soffritto, meglio ancora, dai, è più leggero. E adesso aspettiamo mezz'oretta, intanto vado a fare la doccia che ancora sto in palestra, sono ritornato alla festa, e buttiamo giù la pasta dopo, ci vediamo dopo. Profumo inebriante, tolgo sto spicchione d'aglio al volo, eccolo qua, e butto giù la pasta, così. Meno male,
Me la levo da torno sta pasta, non ce la facevo più, guarda. Vado, portala tutta, perché se no mi rimane pure così. E ci vediamo tra 7 minuti. Stavolta ho fregato, l'ho spenta, perché sennò qua è da ustione. Vado con mestolo, guardate che bello, spettacolare, sale mi raccomando, se volete, guardate che spettacolo, guardate che robetta, guardate che, voglio far vedere un attimino tutte le verdurine, guarda, così. Poi, io per me vado così, un po' di olio al peperoncino, olio novella al peperoncino, poi parmigiano, mamma mia che bontà, mo chi è che ci disturba, poi rosmarino per farla bella, chi è? E adesso andiamo ad assaggiare, vediamo un pochino qui, bollente da morire, però guarda che bella, guarda che bella, se è tutta diciamo squagliata la borragine. Buonissima, sana, perché poi domani si mangia veramente, oggi ci depuriamo, domani taradacchete, buon appetito a tutti quanti.